Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Due giorni fa Belén Rodríguez ha rotto il silenzio sull'ennesima fine con Stefano De Martino, che questa volta sa proprio di definitivo, a Domenica In raccontando a Mara Venier di 12 e più, presunte amanti dell'ex marito. Lui ha replicato da Fabio Fazio. La reazione di lei e le due colleghe tra la lista delle amanti. Tra uno scoop e l'altro di questa discussa faccenda, di dominio pubblico dai suoi albori, ne ha svelato un altro Alessandro Rosica. Lo sostiene da anni e il suo profilo lo conferma. L'esperto di gossip ha nominato due famose ex amanti con cui Stefano De Martino avrebbe tradito Belén Rodríguez. Poi la reazione di lei. Belén Rodríguez rompe il silenzio sulle presunte amanti di Stefano De Martino. Una sonora risata. La reazione di Belén Rodríguez, che così avrebbe reagito alla replica che Stefano De Martino ha affidato a Che Tempo Che Fa, citazione di Charlie Chaplin compresa, nell'esplosiva intervista con cui l'ha accusato di averla tradita e abbandonata nel momento più duro della sua vita, segnato dalla depressione. Fonti raccontano che lei e chi le sta vicino avrebbero osservato divertiti, la fase del dolore è alle spalle. Lui liquidare la questione spiegando che ci sono due verità, quanto riportato da Fanpage. Nel frattempo, anche il cosiddetto investigatore social ha parlato, sempre detto in questi anni. Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi sono solo due delle ragazze con cui lui l'ha tradita. Ho la sua confessione in privato, al telefono, impossibile smentire. Lei ha fatto finta di far pace con la Marcuzzi, non si possono vedere. Non la difendo, pure lei si è data da fare, ha scritto in un post. Comunque, non ha sofferto solo depressione, ma anche di, avete capito, si è anche sentito di ribadire il seguito esperto di Cronaca Rosa. Al termine della rocambolesca giornata televisiva segnata dalla confessione a Domenica In, scelta per la stima per padrona di casa e la possibilità di andare in onda in diretta, e quindi senza tagli, rivelano che le donne a cui la showgirl ha fatto riferimento non sono colleghe famose. Tutte ragazze comuni, quanto ci assicurano, si legge poi sul sito sopracitato. Una parte dell'aggiornamento tutto da confermare. Questa, che pare una risposta a Rosica. Il pubblico inizia a capirci sempre di meno e sogna unica versione Belén. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.